El señor Gunther cerca de tener la situación sotto controllo. Rasciuta gli ospiti che ancora sono rimasti e cerca di trattenere quelli che vogliono partire. No, per favore, signore, aspetta un po', aspetta. Il povero Henry è desolato. A causa della spiacevole scenata, in cucina nessuno parla con lui. La tensione è al colmo, anche perché questa volta la vittima era abbastanza giovane. Buonasera, polizia. Dopo parlare con il dottore, il signor Gunther decide di chiamare la polizia. Lo scandalo è grande, il direttore è disperato e la signora Elfriede cerca di salvare la situazione. Buongiorno, ufficiale. Avanti, avanti. Buongiorno, signor Gunther, grazie, grazie. Avanti, avanti. Ecco la scena del crimine. Sono molto preoccupato. Signor Gunther, si prega di portare tutto il personale qui per un interrogatorio. Giovane Richard, che può dire sul caso? Il signor Freshbottom Newman e la baronessa erano molto sportivi e in buona salute. È vero. Monsieur Henry, venite. Io! Perché? Io sono innocente, lo prego. Voglio parlare con voi. Bene, bene. Messie Henry, le prego di non lasciare il paese. Domani l'aspetto alle 9 nel mio ufficio. La situazione peggiora ancora quando l'autopsia rivela che le tre vittime sono state avvelenate. Ora all'hotel quasi tutti pensano che il colpevole sia Henry, si mormora, che abbia avvelenato i tre ospiti per gettare la colpa sul suo rivale e per vendicarsi di lui.